Primo cittadino di Cavriana, di nuovo con noi Giorgio Cauzzi, bentornato sindaco. Grazie, buongiorno a tutti. Con Giorgio Cauzzi abbiamo l'assessore, fresca, abbastanza fresca di nomina, no? Sabrina Cirillo, bentornata tra noi. Grazie, buongiorno a tutti. Invitiamo ovviamente tutti quanti a partecipare alla trasmissione, ricordiamo sms e messaggi WhatsApp al 338 17 19 105. Allora. Oggi so che si parla soprattutto di manifestazioni, ma manifestazioni legate anche a un discorso economico, che è quello dei prati stabili. Sì. Cultura tradizione, perché il Grana Padano è cultura tradizione e che porta soldi. Esatto, ma soprattutto davvero cultura, tradizione e territorio. Soprattutto territorio dobbiamo pensare. Ne abbiamo parlato qualche tempo fa, circa un annetto fa, abbiamo costituito questo gruppo di 5 comuni, che li ricordo, Marmirolo, Goito, Cavriana, Volta Mantovana e Roverbella, che sono quei 5 comuni dove viene prodotto un Grana Padano che deriva per la maggior parte dalle zone dove ci sono i prati stabili. Cavriana, come Volta Mantovana, è vero, ha un territorio collinare, ma ci sono delle zone di pianura dove sussistono questi prati stabili. Abbiamo aziende ad indirizzo lattiero caseario che producono latte che poi viene trasformato in Grana Padano. E abbiamo voluto valorizzare questo Grana Padano, ma nel contempo è anche una valorizzazione dei nostri territori. Tant'è che cosa abbiamo fatto in questi ultimi mesi? Abbiamo organizzato una manifestazione, non è proprio sportiva, nel senso che è ludico-motoria, aperta a tutti, e nasce proprio per far conoscere il nostro territorio, che si chiama il Giro dei Prati Stabili. La prima edizione sarà domenica prossima, il 28 maggio. È una manifestazione in bicicletta, da percorrere in bicicletta, aperta a tutti, quindi chi è un po' più sportivo ha un percorso più lungo che tocca i 5 comuni di circa 60 km, chi magari lo vuol prendere con un po' più di tranquillità, premesso che comunque non è una gara, per cui anche 60 km uno la prende con tranquillità, però chi vuole, le famiglie, chi ha dei bambini, può fare dei percorsi minori che toccano in genere un paio di comuni. Quindi io parlo del mio percorso, che è quello che riguarda Cavriana e Volta Mantovana, quindi un percorso più per famiglie, non più di 18 km, ma da fare molto tranquillamente accompagnati, quindi saremo in gruppo, e in ogni caso sono percorsi che ci permettono di conoscere il nostro territorio. E poi abbiamo, vabbè, tutta una serie di piccoli premi, i pacchi gara, tutte queste cose. Per cui è una cosa anche abbastanza carina. L'abbiamo pensata insieme agli altri sindaci e a tante associazioni dei territori, quindi una cosa che nasce da una profonda collaborazione, e proprio per far conoscere un po' quello che è il nostro territorio. Abbiamo un sito sul quale ci si può iscrivere, che è proprio il sito dei Prati Stabili, basta mettere su Google Prati Stabili e quindi salta fuori con tutto il regolamento, tutto quanto. E credo sarà una bella manifestazione, perché vedo che c'è già una buona partecipazione, ci sono molte iscrizioni, e poi ripeto, oltre al pacco gara che viene dato a tutti, ci sono alcuni premi, il gruppo più numeroso, il bambino più piccolo, la persona più anziana, e per chi vuole, alla fine della mattinata, perché è una cosa che si conclude in mattinata, a Marmirolo viene allestito uno spazio dove chi ha fatto questo percorso, anche il percorso più breve dei singoli comuni, si può spostare a Marmirolo e si farà una risottata tutti insieme. Sì, in pratica verranno dati dei coupon proprio per le famiglie, perché si è pensato che appunto il giro totale di 60 km è in effetti molto, molto importante. Sì. E per le famiglie si è appunto pensato di fare un minimo di 2 tappe. Nel nostro caso Cavriana Volta. Alla fine delle tappe verrà dato un coupon, e quindi le famiglie che vorranno andare a mangiare il risotto potranno presentare il coupon, dove ci saranno i timbri delle 2 stazioni che hanno fatto, oltre a un piccolissimo ristoro alla fine delle 2 tappe. Poi ci sarà anche questa risottata con qualche premio, appunto, che abbiamo pensato di fare proprio per le famiglie, per il bambino più piccolo, la persona più anziana. Il giro più corto, cioè il Cavriana Volta, ci sono altri 2 giri oltre a questo più corti per le famiglie, se non ricordo più, cioè mi sembra un volta Goito, un Marmirolo Roverbella, andando sul sito li vediamo tutti. Sì. Ribadisco, sono giri molto tranquilli, siamo accompagnati in gruppo. Questa è la mappa, se si vede. Guardi, di qua.
Allora, adesso vediamo se riusciamo. Se si riesce a inquadrare, questa è la mappa. Ecco, io quello che volevo dire, adatti davvero anche per le famiglie, per i bambini, quindi se volete iscrivetevi, ci sarà un servizio, quello che si chiama servizio scopa nelle gare, in realtà avremo un delle, servizio sì, con delle persone che, esatto, che se uno si sente stanco, lo possiamo aiutare. I giri più brevi, ma come anche quello lungo, prevedono partenza e arrivo nello stesso punto, naturalmente. Quindi montate un moschito sulla bicicletta. No, vabbè, ovviamente è una battutaccia. D'accordo. Ma magari avremo i volontari che aiutano a spingere, non si sa mai. Certo, però insomma è obiettivamente bello. Una domanda che è d'obbligo: se si viene alla risottata insieme poi si grattugia che cosa? Il formaggio, il grana padano, chiaramente, quello non c'è dubbio. Tassativamente. Ma perché se mettete quello a sud del... Nel pacco gara c'è anche il grana padano, esatto, quindi tutti avranno una il dose grana padano dei prati stabili, naturalmente, il nostro, prodotto in queste zone. Non parmesan che viene da, no, dall'Austria? No, assolutamente, assolutamente. Non quello che viene dall'Austria o dalla Cina, peggio ancora. Beh, ecco, infatti. Va bene. Quindi questo è uno dei tanti eventi. Facciamo una cosa, allora, fermiamoci un attimino e poi riprendiamo proprio a parlare di questi tantissimi eventi che state organizzando, tra cui anche alcuni di sicurezza, proprio legati alla sicurezza, ma lo vediamo tra pochissimo. Con il sindaco di Cavriana Cauzzi e l'assessore Cirillo ci troviamo tra un paio di minuti. Arriviamo. Alla farmacia Giovannoli a Castiglione, più spazi. Stiamo dialogando con il primo cittadino di Cavriana e con Giorgio Cauzzi, ricordiamo, e con l'assessore Sabrina Cirillo. Stavamo parlando di manifestazioni, diversi messaggi degli ascoltatori, poi daremo voce a loro, però parliamo allora di manifestazioni, sono tante. Sì, le manifestazioni quest'anno sono veramente molte, abbiamo la prima, diciamo il 2 giugno, che è biciclettata con gusto, organizzata dalla Proloco, in collaborazione con l'amministrazione, è una bella passeggiata tra le colline dove si possono gustare appunto anche prodotti del nostro territorio. 8ª edizione, tra l'altro, e ha sempre avuto successo e quindi anche quest'anno vi aspettiamo numerosi. I ritardatari possono fare l'iscrizione anche all'ultimo minuto, non succede niente. Accettiamo tutti. Poi andando avanti c'è il 3 giugno c'è il saggio dell'Ente Filarmonico di Guidizzolo. Poi avremo il 9 giugno, c'è una bellissima cosa, si chiama Fa Sì, è un reading concerto, praticamente ci saranno Gianluca Favetto, che è uno scrittore, e Federico Siriani, che è un cantautore. In pratica uno canterà, farà appunto la parte, leggerà e racconterà, e l'altro canterà e racconterà. È un bel evento, secondo me, da non perdere, che è organizzato dalla Biblioteca di Cavriana. Poi, andando avanti, cerco di andare veloce perché sono tante le cose, il 10 giugno ci sarà un saggio di danza subito dopo una serata con DJ in Piazzale San Sebastiano. Poi il 16 di giugno ci sarà per la seconda edizione della Sagra dei Calzati Attacca al Castello, che l'anno scorso ha fatto un successo veramente enorme, quindi quest'anno viene riproposta sempre al castello, fino ad arrivare al 18 giugno. Il 18 giugno ci sono due eventi. Uno è una cosa che si fa anche questa praticamente ormai da un po' di anni, che è il raduno dei cinquantini d'epoca, e si farà nella villa. È molto carina come cosa, organizzata da una persona, da un gruppo di appassionati del paese, ed è molto bello perché è una cosa molto carina perché mangiare, vedi. Sì, poi si vedono queste moto d'epoca veramente belle, ecco, belle proprio da vedere. D'epoca, mi permetto di dire, dai miei tempi, cioè, oddio, molto non volevo permettermi. E la serata invece arriverà poi il Rigoletto, quindi questo è un evento molto importante per Cavriana, di una certa, insomma, levatura. E quindi ecco, siamo felici di poter ospitare il Rigoletto. Andando avanti ci sarà dal 23 al 25 la festa della birra, sempre in Piazzale San Sebastiano. Poi ci sarà, e poi si arriva praticamente quasi al Palio, nel senso che il Palio comincerà quest'anno con la cena propiziatoria, dove si presenteranno le contrade, le capre, i cavrer, il 30 di giugno, e poi l'1 e il 2 luglio ci sarà la vera e propria festa, l'1 il Palio, con tutte le varie manifestazioni che all'interno del Palio si fanno ormai da un bel po' di anni. Per cui
veramente. Assessore, tanti auguri per il suo anniversario di matrimonio tra due giorni. Grazie. È arrivato. Grazie. Non è che abbiamo. È arrivato un messaggio su WhatsApp proprio. Voglio esprimere tantissimi auguri per l'assessore Cirillo per i 10 anni di matrimonio che festeggerà tra due giorni. Da quando lei è assessore mi tocca farmi mangiare troppo spesso, ma pazienza. Andrea, mi sa che è mio marito. Andrea, è firmato. grazie. No, chiedo scusa che ho interrotto, vada pure. Ci mancherebbe. No, appunto dicevo, poi arriviamo con i primi di luglio con il palio della capra, appunto, dove ci saranno una serie di manifestazioni proprio nei tre giorni, sì. Direi che possiamo andare avanti perché con luglio io vorrei citare ancora due cose. L'8 luglio ci sarà il concerto della banda, la nostra banda musicale di Cavriana, e il 15 luglio la notte bianca. Faccio un passo indietro, Giorgio, dico che il concerto della banda verrà fatto l'8 di luglio e non il 15, che normalmente loro fanno il loro concerto all'interno della notte bianca. Quest'anno invece lo anticipano all'8, perché c'è una praticamente c'è un altro concerto a Guidizzolo fatto dall'Ente Filarmonico, siccome c'è una collaborazione tra questi due enti, alcuni musicisti della banda musicale sono a suonare all'Ente Filarmonico. Allora, anche per evitare sovrapposizioni, molto gentilmente la banda musicale ha fatto questa scelta, l'ha spostato all'8 luglio, quindi sarà un bel concerto da andare a vedere, ecco. Diciamo che ecco, orientativamente fino a luglio arriviamo, luglio, poi ne abbiamo tante ne abbiamo altre. Tantissimo. Nel senso, sì. Abbiamo il sito, la pagina Facebook. E esatto, tra l'altro vi chiedono anche degli incontri fatti con i carabinieri, la popolazione sono veramente interessanti, complimenti, ne sono previsti altri. A proposito di incontri. Sì, questi incontri con i carabinieri sono davvero molto interessanti, promossi dal Comando Carabinieri di Mantova, vengono fatti su tutto il territorio della provincia. Da noi, a Cavriana, i carabinieri della stazione di Volta Mantovana vengono il primo giovedì di ogni mese, sono a disposizione dei singoli cittadini, singolarmente proprio in municipio. C'è sempre uno dei carabinieri, dei nostri carabinieri, per qualsiasi questione ci sia la necessità, anziché andare in caserma a volta si può venire lì. Ma la cosa davvero che a me piace tantissimo, perché io ho assistito a qualche incontro, è quella del terzo giovedì di ogni mese. Finora l'abbiamo fatta nelle cantine di Villa Mirra, ma credo che il prossimo giovedì molto probabilmente andremo a Losi, al centro anziani, che sarà aperto comunque a tutti questo incontro nel pomeriggio, chi vuole partecipare. Un incontro generale, aperto alla cittadinanza, dove i carabinieri ci parlano un po' di tutte le problematiche generali che sentiamo spesso negli ultimi anni, a partire dalle truffe, le truffe agli anziani. Ci daranno anche alcuni suggerimenti, quindi una bellissima iniziativa del Comando dei Carabinieri questa, molto bella. Benissimo, giustissimo. Allora, vi leggo degli altri messaggi. L'evento della mountain bike, dice un altro, quello di prima era un messaggio WhatsApp, questo pure. L'evento della mountain bike in memoria al Damiano Darra quest'anno è stato davvero speciale, un trionfo anche. Vi è arrivato anche questo. Poi ancora, il giardino di Villa Mirra è molto ben curato, grazie anche per le persone in difficoltà che aiutate. È arrivato anche questo, sempre un WhatsApp. Poi vediamo ancora, complimenti per la commemorazione delle mille miglia storica, un bellissimo evento, una serata toccante, bravi gli amministratori di Guidizzolo e Cavriana. Questo un altro messaggio WhatsApp. Poi ne avete anche diversi di SMS. A proposito di Capra d'Oro, vi è arrivato anche: non dovete abolire la Capra d'Oro a beneficio delle Butti, ci stanno tutte e due praticamente, dicono, perché la Capra d'Oro è una nostra tradizione. Vi segnalano i problemi di internet anche. E dicono anche il palio è finito il palio Capra d'Oro. Assolutamente anzi. No, anzi, abbiamo proprio parlato con gli organizzatori del palio la settimana scorsa, e proprio prima l'assessore ha elencato quelle che sono un po' le manifestazioni del corredo del palio, ne ha elencate alcune, ma se andremo sul sito adesso ci saranno anche le locandine, certo. Ne potremo vedere tutte altre. Il palio va avanti, è un grandissimo evento, importantissimo per Cavriana, e l'amministrazione crede fortemente, certo. Abbiamo anche fatto una riunione da pochi giorni, assolutamente per noi è importante.
andrà avanti e magari potrà camminare anche, ci sarà spazio anche per il Palio della Botte. Questo, abbiamo un'ottima squadra di Cavriana che sta facendo i Pali della Botte in giro, mi viene da dire, per il mondo, per l'Italia, in per realtà, l'Italia, per la città sì. del vino sì. E, però sono molto bravi, sono forti, si impegnano molto bene davvero. Allora, ecco, Graziella dice: gli incontri con i carabinieri sarebbe meglio farli alla sera, e ho sentito che state facendo incontri serali legati alla sicurezza, alla protezione civile e al controllo di vicinato. Sì, certo, allora gli incontri con i carabinieri, concordo, stiamo cercando di organizzarne qualcuno alla sera, bisogna compatibilmente avere la disponibilità dei carabinieri, che dovete pensare li fanno Volta, li fanno Cavriana, e quindi un po'. Stiamo facendo degli incontri serali parlando di protezione civile, soprattutto di piano di protezione civile, che è quello che serve per garantire la sicurezza a tutti noi nel caso di qualche evento calamitoso, che speriamo non si verifichi mai, però dobbiamo esserne tutti a conoscenza. E contemporaneamente, parlando di sicurezza, nelle stesse sere parliamo anche di controllo di vicinato. Sono incontri che stiamo facendo pian piano da qualche mese con le associazioni, con i gruppi, con i vari gruppi. Adesso ne faremo uno con gli agricoltori, sì. L'abbiamo fatto con il gruppo famiglia, l'abbiamo fatto con le associazioni, il 30 adesso ci sarà con gli allevatori agricoltori, con gli allevatori agricoltori, e poi ne faremo uno anche completo per tutta la cittadinanza. Lo stiamo facendo un po' a piccoli gruppi per avere un contatto un po' più diretto con le persone. Esatto. E sono davvero incontri molto belli e interessanti, e sono necessari, perché le persone hanno proprio bisogno che gli si spieghi bene come viene effettuata una truffa, come si può aiutare il vicino di casa. Veramente è necessario venire, perché si scoprono tante piccole cose a cui non si dà importanza, è molto importante. Allora, vediamo, altro messaggio bellissimo, la gara di mountain bike, anche vi fanno i complimenti per questo. Ancora altri messaggi, ma è tipo la Mangialonga, quella biciclettata, quella che sei. Quanto si paga, vi chiedo? Allora, Bici con Gusto del 2 giugno, ecco. Proprio si chiama In Bicicletta con Gusto, esatto. Quella organizzata dalla Proloco di Cavriana, e quindi ci sono varie soste in cantine, in cascine, dove si mangia. Sì, è quasi una Mangialonga, insomma, si chiama proprio Bici con Gusto. Invece il giro dei prati stabili prevede un giro del territorio, ci sono dei punti di ristoro, chiaramente non è come in Bici con Gusto, dove proprio ci si ferma più spesso, sono due manifestazioni un po' diverse, però sono tutte, come dico io, ludico motorie, non proprio sportive. Per quanto riguarda il giro dei prati stabili, la quota di partecipazione è 8 euro a persona e 15 euro a gruppi familiari, possono essere 2, 3, 5, 10 persone all'interno del gruppo, questa è l'iscrizione. E poi appunto verrà dato a chi fa minimo due tappe, ad ogni persona, anche se la famiglia è 10 persone, 10 proprio pacco gara, 10 pacchi gara. E volevo aggiungere una cosa sulle domande sulla mountain bike. Sì. Ci hanno fatto i ringraziamenti, ma il merito non è dell'amministrazione, noi diamo a disposizione gli spazi, poi io dico sempre è la comunità che dà a disposizione gli spazi, non il sindaco e gli amministratori. Sono gli organizzatori della mountain bike che hanno fatto veramente un evento, lo fanno tutti gli anni, quest'anno devo dire, e sono sempre bravissimi, quest'anno hanno superato se stessi, c'erano un sacco di persone, è stato veramente un evento, c'era Cavriana piena di gente, veramente. Quindi il bravo bello, va a questi bello. Ragazzi, i complimenti vanno a questi ragazzi. La Mille Miglia avrebbe dovuto passare insomma nel centro Cavriana, vi dicono. Stamattina leggevo sulla Gazzetta di Mantova una lettera di un signore che si lamentava con il sindaco di Guidizzolo per aver fatto passare la Mille Miglia per Guidizzolo. Lo so. Quindi sono purtroppo. Allora, vediamo. Obbligare l'associazione a pagare il comune è assurdo, anche vi dicono anche questo, ma qua lo teniamo, magari approfondiamo, magari. Una prossima volta c'era anche un messaggio WhatsApp, vediamo se li avevo letti tutti, mi pare. Vi chiedono se per entrare in paese in occasione del Palio si pagheranno 3 euro anche quest'anno. No, in accordo, in base alla delibera del Consiglio Comunale di qualche mese fa e in accordo anche col Palio, non si pagherà l'ingresso in paese. Il Palio, siccome il Palio comunque è una manifestazione che ha un costo e deve un pochino essere sostenuto, qualcosina come contributo il Comune lo dà e qualcosina loro cercano di sponsorizzarsi, anzi la maggior parte arriva per quello che riescono a fare, quindi ci sarà probabilmente un contributo quando si entrerà in quella che io chiamo un po' l'arena, cioè dove si svolge effettivamente la villa proprio. Ma, però voglio dire,
se non ricordo bene, l'anno scorso mi sembra di aver pagato 3 euro, cioè non stiamo parlando di cose. Sì. In paese però si entrerà liberamente rispetto a prima. Proprio per dar modo alle persone che, visto che l'entrata proprio della festa era c'era proprio dove c'è la chiesa, si è pensato di spostare il tutto proprio dove c'è il cuore della manifestazione, cioè la Villa Mirra, mentre l'entrata in paese sarà libera. Benissimo, siamo in chiusura, grazie al sindaco di Cavriano Giorgio Cauzzi, grazie alla assessoressa Adriana Cirillo. Grazie. Arrivederci.